Io mi chiamo Vittorio. Vittorio, vieni da? Da Pisa. Da Pisa. E stai facendo il cammino di San Benedetto con un bel gruppo di amici. Sì. Siete quanti? 25. 25. E tu quanti anni hai? Purtroppo 86. 86 anni. Purtroppo. E com'è camminare a 86 anni? Camminare è una cosa bella, perché camminare, almeno per me, mi dà libertà. È un senso di libertà camminare. Io poi cammino, non so, io sono molto credente, molto religioso, ecco, sono molto credente. E voglio dire che cammino cercando sempre di stare in fondo a tutti, per non sentirmi, per trovarmi interamente solo con me stesso. Anche se ho imparato col tempo a crearmi il silenzio intorno a me e a non sentire rumori che attorno che possono disturbarmi, non sentire. E ti piace particolarmente fare questi cammini lunghi? Moltissimo, sì, perché anche io prego, mi metto in fondo perché prego, quando cammino prego e camminando, direi la preghiera, cammino con il ritmo della preghiera che dico, diventa una cosa sola. E perché per me la preghiera non è il parlare, il recitare, il chiedere e mettersi in ascolto. Nel silenzio, specialmente cercando nel silenzio interiore. E camminando è più facile. Aiuta a creare il silenzio dentro di noi. Quando riesco a mettermi in sintonia col Signore, che sento che mi parla, parla la mia anima, io sento una gioia, mi riempie di gioia e quindi mi sento felice. La preghiera mi dà felicità. Cerca il livello, diciamo, il primo livello che si raggiunge, si entra più in armonia con la natura. E questo si entra più in armonia con la natura. E ciò dà serenità, dà equilibrio per apprezzare la bellezza della preghiera e la forza della preghiera. Bisogna arrivare a fare il silenzio dentro di noi e mettersi in ascolto di Dio che ci parla, che parla a tutti. Lui parla a tutti, perché si può essere felici nella malattia, nella disgrazia, e si può essere infelici quando si hanno tante cose, quando si ha salute, soldi e tante soddisfazioni, si può essere degli infelici. Io mi chiamo Luciana Tarchiani. E quanti anni hai? 80. 80. E vieni, dove vivi? A Lucca. A Lucca. E stai camminando, facendo il cammino di San Benedetto. Ma non è faticoso? Sì. Anche perché io non sono molto allenata, diciamo. Sono molto allenata a piedi, ma in pianura, perché io in città, a Lucca, vado sempre a piedi. Queste camminate duro fatica, ma quando sono nei posti più, diciamo, liberi, nei prati, nelle strade bianche, in quelle cose lì che si cammina bene, mi sembra di volare invece di camminare. Quando invece trovo il posto come che in discesa, tutto cose che devi fare, capito? Allora lì c'è quella tensione che non è più il bello che mi gusto, diciamo. E perché cammini? Perché cammino perché mi piace camminare, perché anche a casa ho eliminato la macchina, ho eliminato tutto e io vado a piedi. Ah, questo cammino ti sta piacendo, questo cammino di San Benedetto? Sì. C'è qualcosa in particolare che ti è piaciuto? Beh, ti ho detto, questa gioia che trovi nel vedere i panorami, vedere i fiori, come si vedono, le cose diverse. Poi siccome quando fai questi viaggi non hai da lavare, né da stirare, né da fare da mangiare, non hai da fare altro che camminare. Quando torni ti puoi riposare, perché io mi riposo, non faccio che mi faltano qui all'ultimo momento, capito? Io mi riposo, mi coso. E infatti prima stavo facendo le prove per vedere se domani posso partire, facevo le prove dei scalini, capito?
E come ti senti oggi? No, oggi hai fatto bene. Una bella camminata. Sì, ma mi sento bene perché ho dovuto riposare, perché sono venuta via gli ultimi due chilometri non l'ho fatti, sono venuta via 2 ore prima col pullman direttamente, quei 2 chilometri lì non erano quello che mi salvavano la vita, invece mi salvavano la salute. L'energia. Mi sono riposata e sono potuta rimettermi in cammino. Adesso sei fresca. Hai cominciato a camminare un po' anche per reagire alla situazione che era cambiata. Era cambiata. E hai visto che ti piaceva? Queste sono le vacanze che mi fanno bene alla mente, al corpo. Puoi dirlo che è passata la macchina, ma queste sono le vacanze che mi fanno bene alla mente e al corpo. Poi vado anche al mare in Sione a fare altre vacanze, ma sono 2 vacanze diverse. Quelle sono le vacanze classiche, così che uno non fa niente. Queste sono sempre una novità, sempre una cosa piacevole. Non sai mai cosa ti aspetti. E poi è la compagnia che ci si ritrova, queste cose che sono diverse dalla routine normale tutti i giorni.